serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla. Perdonate la mia assenza, ragazzi, in questo periodo. Mi va veramente tutto molto bene. Comunque sia, cercherò le chicche di portarle sempre e ritornare poi ai ritmi originali, pubblicando almeno quei 4-5 video alla settimana. Allora, ragazzi, glitch bomba after patch della God Mode con la Issy, ricordate? Quindi, unico requisito, ragazzi, è possedere una Issy, qualsiasi tipo di Issy, l'importante che abbia la modifica dell'arena, raga. E una volta che ve la siete richiamata, dovete andare dentro il lavoro da titano. Attenzione qua, ragazzi. Quando avviate la missione, se vi dà questa allerta, quella che dice non è stata trovata nessuna attività, vuoi diventare host o no, questa, ragazzi, chiudete tutto e riniziate da capo, assolutamente. Perché questo? Ora ve lo spiego. Semplicemente, raga, dovete andare su impostazioni, andare sulla lobby e mettere chiusa, perché sicuramente avrete impostazioni lobby aperta per trovare le attività della gente e giocare insieme a vari player sparsi nel mondo. Quindi, a parte gli scherzi, ragazzi, dovete andare su impostazioni, a quel punto cercare opzioni e una volta che siete su opzioni andare su sala d'attesa e mettere chiusa, ragazzi. A questo punto possiamo andare, raga, a startare l'attività, un lavoro da titano, ok? Una volta che siete dentro l'attività, la prima pre-lobby del lavoro da titano, andrete a comprare tutte le munizioni e tutti i giubbotti, ok? Ovviamente se avete già il massimo di munizioni non è un problema. L'importante è che prima di iniziare comprate tutte le munizioni e tutti i giubbotti se vi li fa comprare. A questo punto andate ad avviare l'attività. Mi raccomando, la Issy sempre come veicolo personale, quindi attivo in strada. Una volta che siete spawnati dovete recarvi dalla Issy. Allora, attenzione qua, ragazzi. Dovete prendere l'arma in mano senza ammazzare a nessuno e dovete puntare verso la portiera, ok? In questa maniera, quando poi clicchiamo il tasto per accovacciarci, ci farà ad attaccare senza morire. A questo punto dovete semplicemente mirare un po' di volte, ragazzi, e più mirerete e più sarà potente la vostra God Mode. A questo punto, se volete essere sicuri che il glitch sta funzionando, andate su impostazioni, attivate la vibrazione se non ce l'avete. Invece, se l'avevate già attiva, ogni volta che mirerete farà un vibro il pad, vuol dire che vi state glitchando nella maniera corretta. Una volta, ragazzi, che abbiamo fatto ciò per un paio di volte, ragazzi, non serve stare tutto il giorno, proviamo a spararci con l'automizer e come vedete non succederà niente, saremo in God Mode e la nostra vita è sempre full. A questo punto non ci resta altro, regà, che uscire dalla lobby, quindi uscire dal lavoro da titano. Regà, ora vi voglio spiegare un paio di cose. Questa God Mode dovrebbe funzionare ovunque, perché come ben vedete noi siamo andati in God Mode dentro l'attività e uscendo avremo la God Mode nella Free Mode, ok, ragazzi? Quindi potrete andarlo a fare con un sacco di attività. Ora non so nel preciso quale, perché io mi sono un attimo concentrato su portarvi solo il metodo e spiegarvi come farlo funzionare bene. Sta a voi a testarlo nelle attività, nei colpi, perché dovrebbe funzionare da tutte le parti, raga. Quindi lasciate un like, lasciate un commento se vi è piaciuto il video, lasciate un like se vi è piaciuto il video, supportate Xavix, condividete, ragazzi, cerchiamo di far crescere questo canale e farmi rivenire lo sprint per portarvi sempre belle nuove cose. Quindi, come potete vedere, sono spawnato in Free Mode e sono ancora in God Mode. Ora mi sparerò un lancia patate nel culo e sono ancora in God Mode. Quindi, ragazzi, lasciate like, lasciate un commento e sbada bam! Alla prossima!